Un pomeriggio bellissimo di sport e spettacolo con un unico obiettivo comune, sostenere la piccola Chiara. Associazione Argos Forze di Polizia, Proloco Fonte Nuova, Nazionale Italiana Attori e Torlu Paracalcio, con il patrocinio del CNI, Comitato Nazionale Italiano Fair Play, hanno dato vita allo Stadio Mammoliti a una giornata all'insegna della solidarietà, pensata e fortemente voluta dagli organizzatori Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli. Anche oggi impegnati nel percorso delle buone azioni, l'Associazione Argos e Forze di Polizia ha voluto rispondere alla grande a questo impegno per Chiara, questa bimba che è in sofferenza. Abbiamo voluto impegnarci veramente al massimo per raccogliere i più fondi possibili. Tra un pochino conteremo i soldi, speriamo che siano sufficienti a sostenere una parte ovviamente delle cure che deve fare questa piccola bimba, quindi con tanto affetto ai familiari. Al di là del punteggio, una grande manifestazione dai colori sociali, proprio per rinforzare il percorso di coalizioni Argos e Forze di Polizia. Il triangolare, per onor di cronaca, si è concluso con la vittoria della Nazionale Italiana Attori, ma a vincere allo stadio di Fontenuova sono stati davvero tutti. Al termine della gara, infatti, dopo una lunga cerimonia di premiazione di persone che a vario titolo si sono distinte per le buone azioni compiute, l'intero incasso della manifestazione, pari a 2.500 euro, è stato consegnato alla mamma della piccola Chiara, bambina che necessita di cure urgenti. È stata una manifestazione stupenda, tanta gente, tanto caldo, però gente di Fontenuova ha risposto all'appello della Proloco dell'Argos Forze di Polizia per il percorso delle buone azioni. Quindi grazie a tutti veramente qui da Fontenuova, la prossima partita per il percorso del buon esito. Grazie.